Sarà perché sono dei veri e propri atleti, sarà perché vanno sempre di corsa e non si fermano mai, sarà perché le note della loro fanfara arrivano dritte al cuore, sta di fatto che i bersaglieri sono amati dalla gente comune e l'amore della gente comune ha fatto da cornice alle celebrazioni per il 182° anniversario del corpo dei bersaglieri. La cerimonia questa mattina alla caserma Gianettino di Trapani alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Lo schieramento in armi del 6° reggimento, la presenza dei labari delle associazioni combattentistiche d'arma, le note degli ottoni della fanfara hanno fatto da scenario alla manifestazione. Passano gli anni ma il corpo dei bersaglieri rimane sempre giovane e vitale. Qual è il vostro segreto? Non lo so neanche io. Io durante il mio discorso ho detto: ma noi perché siamo così? Perché ci vogliono bene? Perché ci seguono sempre? Eppure abbiamo armi, a volte dobbiamo fare lo sguardo cattivo, a volte dobbiamo essere decisi, andare incontro al fato. Siamo così, siamo una risorsa dell'Italia così come gli italiani ci vogliono. Poi con Trapani in particolare il legame con la città è molto forte. Sì, è fortissimo, ci sentiamo tutti trapanesi, anche quelli che non lo sono. Io sono originario della Campania ma mi sento un trapanese perché gente ospitale, gente generosa, è gente che rappresenta proprio tutto il bene degli italiani, per cui è una città alla quale non si può non volere bene. E nel corso della manifestazione i fanti piumati hanno simulato la distribuzione di viveri alla popolazione in uno scenario di guerra con un attacco a colpi d'arma da fuoco che i bersaglieri hanno respinto annientando il nemico. Poi la trovata goliardica, un veicolo blindato resta in panne e a soccorrerlo arriva una vecchia 500 con a bordo due bersaglieri. Anche questo fa parte dello spirito del corpo. Oggi lei è in mimetica, ma che cosa significa indossare la divisa dei bersaglieri? Allora, per me indossare la divisa dei bersaglieri è veramente un onore. Sono 4 anni che sono bersagliere e ne vado fiera.